collezione d'arte che racconta la storia di un territorio attraverso opere, autori e stili che si sono evoluti nel corso del tempo e dello spazio. Dipinti, antichi e moderni, che attraverso un percorso espositivo permanente, attraverso corpus collezionistici diversi, emiliano romagnolo, abruzzese e campano, ci introducono e svelano il patrimonio artistico di Biperbanca. Uno scrigno per l'arte che ha come scopo quello di svelare una straordinaria scelta di opere della collezione Biper. Questa iniziativa intanto conclude le celebrazioni dei nostri primi 150 anni. È un evento che a nostro parere rappresenta ciò che noi siamo stati in passato come attenzione al territorio, come costituzione di un patrimonio culturale, e rappresenta anche un punto di partenza per il futuro, perché noi intendiamo valorizzare tutto questo patrimonio artistico che i miei predecessori hanno accumulato in tanti anni, negli anni passati, e che vogliamo mettere a disposizione della popolazione attraverso una mostra permanente che si svilupperà appunto nei prossimi mesi e che attraverso la raccolta di opere provenienti anche dalle diverse banche che abbiamo acquisito nel tempo costituirà un patrimonio a disposizione dei territori attraverso rotazioni e rappresentazioni che faremo. Io credo che sia fondamentale avere attenzione anche a questi valori. Evidentemente questo è un periodo abbastanza difficile per il sistema bancario. Ciò che noi comunque vogliamo assolutamente perseguire è una modalità di business che presti attenzione anche a dei valori che sono stati la chiave del nostro successo in questi 150 anni. Lodovico Carracci, Guido Reni, Guercino, Cristoforo Canosi dall'Indinara sono solo alcuni degli artisti esposti a Modena. Sono tutti dipinti che hanno passato il vaglio degli studi, nel senso che sono proprio i capi d'opera della raccolta e che rappresentano i nuclei, il nucleo, le parti più importanti dal 4 al 600. Abbiamo lasciato da parte in questa occasione il 300 e il 700, che sono ugualmente ben rappresentati nella raccolta modenese, naturalmente la perla della raccolta è il Cristoforo dall'Indinara. Cristoforo dall'Indinara, che sapete, è un protagonista della nostra cultura modenese, perché venendo da Ferrara, dove ha incontrato Piero della Francesca, ha eseguito il coro ligneo per il Duomo, gli è stata attribuita anche parte degli affreschi della Cappella Bellicini in Duomo, e tutto è partito, questa ricostruzione di Cristoforo pittore è partita proprio dalla nostra piccola anconetta della banca. Poi ci sono altre cose molto importanti dal punto di vista degli studi, per esempio, senza seguire un filo cronologico, faccio riferimento all'amore dormiente di Guido Reni, che era stato riconosciuto da Zeri e che poi è stato identificato, probabilmente, con ogni probabilità, come parlano le fonti, in quel dipinto che la gente del Duca Cesare aveva trovato a Bologna, perché Cesare era desiderosissimo di possedere un dipinto di Reni. Reni non aveva tempo, e allora il Duca si sarebbe dovuto accontentare di un dipinto che girava sul mercato. In realtà poi non lo comprò. Oppure, per esempio, un rarissimo dipinto di Boulanger, che è alle mie spalle, che è un pittore notissimo perché ha eseguito tutta la decorazione di Palazzo Ducale di Sassuolo, ma che come dipinti da stanza è assolutamente raro. E questa deliziosa allegoria rimanda proprio direttamente alla Camera dell'Amore, che è una delle più belle di Palazzo Ducale. Rispetto all'approccio che tutte le banche hanno avuto fino agli anni 50-60, in cui si compravano dipinti un po' per arredare gli spazi o per escutere dei pegni, perché spesso succedeva anche questo, noi, grazie alle indicazioni di Carlo Volpe, come ha ricordato Lucia Peruzzi, abbiamo organizzato una collezione finalizzata ad acquistare, costituire un nucleo di opere emiliano-romagnole. Quindi questa è una collezione di ambito emiliano-romagnolo che si è arricchita con i nuclei
che bene o male hanno avuto la stessa genesi in ambito campano e in ambito abruzzese, aquilano. Quindi sono nuclei che esprimono realmente la storia del territorio. Questo spazio sarà aperto al pubblico secondo un calendario che verrà pubblicato e reso noto, ma l'obiettivo è di farlo vivere, quindi farlo vivere con eventi, presentazioni anche di singole opere. Io credo che per il pubblico sia interessante, anziché guardare un'esposizione con 1000 pezzi, avere la possibilità di vedere un pezzo, due pezzi, il confronto fra poche opere per poter meglio conoscere la storia dell'arte. Le opere rimarranno esposte nello spazio Biper di Modena, ma con alcune variazioni nel corso dei mesi per consentire di esporre tutti i beni di maggior valore artistico della banca.